inserire all'interno di questo giardino le rose, secondo me è importante, perché la rosa, oltretutto, noi, come dire, abbiamo una grandissima tradizione che la stanno riprendendo anche a Pesto, ma era anche una tradizione salernitana. I salernitani nell'Opus Pandectarum Medicinae, la scuola medica salernitana, usavano tantissimo la cosiddetta rosa calli. Cioè, chi verrà passando per arrivare al giardino della Minerva apprezzerà anche questa sorta di piccolo spazietto che ovviamente rimarrà chiuso, diciamo, in gran parte delle giornate. Poi, per esempio, potremo aprirlo laddove poi, quando verranno i turisti, potremo fare anche una sorta di piccolo mercatino delle piante ornamentali. Questo è un po' il senso di questa, diciamo, di questa operazione. E prosegue fino a questo lavoro di recupero di un altro giardino al di sotto dei giardini della Minerva, dove sarà collocato un rosetto con piante storiche recuperate da Luciano Mauro, che cura la botanica dei giardini della Minerva. E questa mattinata prelude ad un'altra giornata ancora più significativa, che sarà quella di venerdì, quando inauguriamo il Palazzo Fruscione dopo anni di lavori, e presenteremo tutto il complesso San Pietro a Corte, la Reggia Longobarda, Palazzo Fruscione, un reperto di epoca normanna, gli scavi archeologici, che sono davvero i luoghi più carichi di storia della città di San Pietro.